Buonasera, è la seconda puntata del nostro viaggio nella bellezza, nell'emozione dell'arte senese. Abbiamo iniziato la scorsa settimana con una illustrazione da parte della professoressa Marilena Cacciornia di una parte del pavimento del Duomo di Siena. Ma il pavimento del Duomo di Siena meritava davvero una seconda puntata. Ringraziamo la professoressa Cacciornia di essere ancora, come dire, la nostra accompagnatrice. Iniziamo da qui, poi andremo al grande Beccafumi, che forse è uno dei massimi protagonisti del pavimento del Duomo. Ecco, questa immagine qui che stiamo vedendo, chi gioca ai tarocchi l'ha un po' presente, perché siamo all'Appeso qui. Siamo all'Appeso, infatti il protagonista è a Salonne, il quale era in contrasto con il padre Davide. E mentre era a cavallo del suo mulo, che vedete rappresentato a destra della tarsia, viene tradito dalla sua bellissima chioma. Absalon era bellissimo, aveva questi lunghi capelli, e mentre sta cavalcando il suo mulo rimane appeso per la chioma. È proprio la chioma che lo tradisce, e lì può essere facile preda delle truppe del padre David, che lo infilzano di quadrelli con queste lance. I quadrelli sono citate nelle iscrizioni in basso perché, come abbiamo visto anche nella puntata precedente, possiamo fare varie letture di questo pavimento. Cioè una lettura estetica semplicemente ammirando i marmi policromi, un percorso spirituale attraverso i soggetti rappresentati, ma c'è anche un percorso attraverso le tante scritte. È veramente un libro aperto il nostro pavimento. La maggior parte delle iscrizioni sono in latino, alcune volte sono delle citazioni precise, altre volte sono state ideate per l'occasione. Questa è una rarità, nel senso che qui l'iscrizione è in volgare. È in volgare e deriva da un'opera di Domenico da Montichiello, oggi autore poco conosciuto, che aveva scritto dei trionfi sul modello di Petrarca, e da un suo verso deriva l'iscrizione del pavimento. Questo significa che Domenico da Montichiello in quel momento era noto, se è stato scelto per il pavimento un suo verso. Professoressa Cacciornia, io mi immagino questa tarsia come un affresco invece di Francesco Di Giorgio, sarebbe imponente, lo è ovviamente anche in questa dimensione. Sì, sì, è una grande storia, perché nel pavimento, nei documenti che riguardano il pavimento, si parla o di figure, quando le figure sono diciamo isolate, o di storie, quindi questa è una grande storia del pavimento che è attribuita a Francesco di Giorgio Martini e rappresenta la storia di Jefte. Qui iniziamo il percorso biblico delle storie legate al Vecchio Testamento, e il tema spesso è quello del sacrificio. Il tema del sacrificio che ci conduce all'altare, dove ogni volta si rinnova il sacrificio di Cristo. E dunque anche temi come la Salonne, il massacro degli innocenti, la storia di Jefte che abbiamo qui davanti, si possono ricondurre all'effusione di sangue, a questo tema salvifico, perché Cristo è morto per la salvezza dell'umanità. In questo caso Jefte, che vediamo rappresentato con la corona e il bastone di comando, che era stato allontanato dalla propria famiglia perché figlio di una precedente relazione del padre, era stato allontanato, era diventato un mercenario e quindi poi richiamato per la battaglia contro gli Ammoniti. E lui fa un voto prima di partire per questa battaglia, cioè che se fosse risultato vittorioso e quindi in qualche modo anche riscattato presso la propria famiglia, avrebbe poi sacrificato la prima persona che incontrava lungo il cammino di ritorno alla sua città. Quindi vediamo questa battaglia bellissima, con un intreccio di cavalieri, armigeri, cavalli,
lui è vincitore, e quindi poi quando rientra vincitore in alto, lo possiamo vedere che cavalca, incontra delle fanciulle lungo la strada. Purtroppo tra queste fanciulle è la figlia, quindi la prima persona che incontra al suo ritorno è la figlia ed è costretto a questo sacrificio. Nel tempio in alto a sinistra vediamo Jefte costretto a uccidere la figlia, un po' come il tema poi di Isacco che troveremo dinanzi all'altare, sacrificare, immolare per il vero Dio. Ecco, siamo forse di fronte ad una delle tarsie scenograficamente più che colpiscono di più, la strage degli innocenti, e quindi già di per sé, come dire, il soggetto è particolare. Poi siamo con Matteo Di Giovanni come autore del cartone, siamo in un Rinascimento senese che, professoressa, noi forse, come dire, siamo più portati a essere affezionati all'oro dei trecentisti, ma anche il nostro Rinascimento è stato importante, no? Certo, lo vediamo proprio da questa cattedrale. Siena non è soltanto una città, è certamente una grande città medievale, ma ha anche un suo rinascimento artistico e culturale, come si diceva in una puntata precedente, attraverso i grandi papi, i grandi intellettuali che sono passati da questa cattedrale. E qui ciò che ci colpisce innanzitutto è la sensibilità architettonica, questa grande prospettiva che è riuscito a dare Matteo Di Giovanni, artista che nasce a Borgo San Sepolcro ma che poi possiamo dire è naturalizzato a Siena e che dunque ha lavorato soprattutto in questa città. E non siamo gli unici ad ammirare questa tarsia, perché già i viaggiatori tra 700 e 800 preferivano questa proprio a tutte le altre. Rimangono moltissimi schizzi anche di artisti preraffaelliti che amavano questa scena così drammatica del massacro. È questo l'unico soggetto che deriva dal Nuovo Testamento, perché tutti gli altri soggetti delle tarsie si ispirano al Vecchio Testamento, questo invece al Vangelo di Matteo e poi anche ad altre fonti, apocrife e anche alla tradizione omiletica, che appunto ci fa scoprire alcuni dettagli particolari. A sinistra è rappresentato Erode che sta ordinando, vedete così minaccioso, anche indicando con la mano la strage. Siamo nel suo palazzo, come di solito vuole la rappresentazione di questa scena. Siamo nel suo palazzo, nel cortile del suo palazzo, sta ordinando la strage. E dall'altra parte madri che tentano di strappare ai soldati figli, li abbracciano, li tengono stretti al proprio seno, mentre i soldati trucidano, sgozzano questi poveri bambini. Il suolo è pieno di bambini ormai morti, è pieno di cadaverini. A fortissima intensità emotiva è questa, cioè io, se si può inquadrare questo bambino di cui si vede un po', pare con la bocca spalancata, no? Che insomma è veramente, oggi non potremmo mandare in onda immagini di questo così, tipo, no? così crudeli. Vediamo bambini appunto anche in prospettiva, vedete, ha saputo realizzare anche i corpi dei bambini, dei lattanti in prospettiva. E l'abilità dell'artista, che mi ha sempre sorpreso in questa tarsia, è la sua tecnica del commesso marmoreo. Voi dovete capire, come è facile capire, che l'artista ha a disposizione pochi colori, perché quelli sono i colori del marmo: il rosso, il bianco, il grigio
è il giallo, e lui, nonostante i colori siano così pochi, li ha sapientemente distribuiti. Ad esempio, le colonne hanno queste venature di giallo, il famoso broccatello senese, verticale, che danno slancio alla prospettiva, e mentre il giallo dei bambini rappresenta il fatto che siano dei bambini ormai morti, dei cadaveri, per far capire invece quando i bambini sono ancora in vita, che magari sono ancora in alto, lanciati, in vita, sono bianchi, quindi attraverso pochi colori, oppure il fantastico verde grigio della loggia, in prospettiva, cioè con questi pochi lavori, però messi assieme in maniera così sapiente, l'artista ha dato una prospettiva e una eccezionalità di dettagli che ancora oggi ci sorprendono e ci commuovono. Ecco, dal punto di vista, stiamo qui su questa terribile, bellissima strage degli innocenti, per dire anche la tecnica, no? Perché che cosa c'era sotto, cioè per poi far rimanere il marmo così in rilievo, forse la parola non è giusta, ma comunque così come se fosse una pittura, diciamo. Sotto semplicemente c'è il suolo della cattedrale, dove poi non so di preciso con quali materiali siano stati collocati questi marmi, che erano proprio situ, adagiati nelle varie tarsie, tranne ad esempio ci sono dei documenti che ci parlano per la Salone che abbiamo poco fa visto, che venivano disposti anche nella bottega, prima disposti e poi portati qui sul luogo, altrimenti c'erano proprio coloro che spianavano la scena, questo è il termine tecnico che viene utilizzato, cioè spianare la scena, perché da parte degli scalpellini. E il pavimento è molto documentato, ci sono addirittura i nomi dei cavatori dei marmi, ricordo ad esempio un certo Meiotto da Gallena che aveva portato il marmo per la tarsia del Pinturicchio, quindi i cavatori di marmo, gli scalpellini, tutto questo perché ci sono i vari pagamenti effettuati. Come si diceva prima, invece, per la storia delle idee, ecco lì invece non ci sono documenti, perché probabilmente non venivano pagati coloro che suggerivano. Certo, è che la quotidianità di Siena in quei secoli doveva essere molto particolare, perché questo era un cantiere che, come dire, determinava un movimento della città in un certo modo, no? Gli artisti, gli scalpellini, sì, e chi portava il marmo, cioè doveva essere davvero una grande città che brulica, un'officina. Un'officina, infatti la bottega, l'opera appunto del Duomo era una grande bottega dove lavoravano insieme tante professionalità. E in questo caso, oltre a legarsi alla città, c'è chi anche ha proposto un legame con la storia di quel momento per la strage degli innocenti. Perché Matteo Di Giovanni ha dipinto ben 4 volte il tema della strage, e allora si sono chiesti: ma perché è così questo tema ripetuto nell'attività artistica del pittore? Allora uno studioso anglosassone aveva fatto questa proposta, che poi ha avuto abbastanza fortuna, e cioè che nel 1480 era ospite a Siena il Duca di Calabria, il quale ospite a Siena dovette a un certo punto fuggire improvvisamente per il massacro a Otranto. Otranto ci fu una strage da parte dei turchi, di anche donne, bambini, di tutti coloro che non avevano abiurato la fede cristiana. Ancora oggi ci sono ci sono appunto gli scheletri, le reliquie di questa strage nella cattedrale di Otranto, e quindi si pensa che questo massacro così sia legato a questo momento storico.
Io ritengo che di solito, ecco, la strage degli innocenti è un tema che si lega proprio anche al martirio. Loro sono i primi martiri cristiani, i santi innocenti sono i primi martiri cristiani e si legano sempre al tema del sacrificio, del sangue versato. Se voi andate ad ammirare ad esempio il pulpito di Nicola Pisano, la strage degli innocenti precede proprio la crocifissione. Quindi questo sacrificio non è invano, ma è un sacrificio appunto per la salvezza dell'umanità. Bene, allora il nostro viaggio nel pavimento del Duomo sta per concludersi, però siamo veramente al cosiddetto Dulcis in Fondo, siamo al Beccafumi, siamo in una parte della splendida nostra cattedrale che è davvero di grande suggestione, perché sopra abbiamo la cupola e qui l'esagono, la tarsia esagonale che dialoga in un certo senso, è così professoressa Caciornia, con la grande cupola? Sì, perché dialoga, in quanto questo è un grande esagono sotto la cupola che possiamo ammirare soltanto in questo periodo di scopertura, perché altrimenti è coperto da una moquette per permettere le funzioni religiose. È un grande esagono in cui ha lavorato Domenico Beccafumi, questo artista così singolare del manierismo, non soltanto senese, ma che appunto lavora anche fuori della propria patria, e che inizia qui il suo percorso, ma che poi continuerà in altre parti del pavimento mano a mano che ci avviciniamo all'altare. In un primo momento possiamo dire che Domenico Beccafumi inizia il suo percorso con una tecnica tradizionale, la tecnica del commesso marmoreo, che prevede l'utilizzo di marmi di colori diversi e anche la tecnica dello sgraffio inciso con le incisioni lungo il contorno, ma come vedremo poi in altre tarsie sarà proprio Domenico Beccafumi che riuscirà a rivoluzionare questa tecnica del commesso marmoreo. In questo caso sotto la cupola, come in altre parti vicino all'altare, troviamo il tema del sacrificio. Abbiamo già spiegato le motivazioni, il perché il tema del sacrificio sia così rappresentato all'interno del pavimento, ogni volta per evocare la figura del Cristo, senza però mai rappresentarla. E il tema del sacrificio qui si ispira al Vecchio Testamento, al Libro dei Re, e rappresenta il culto dei sacerdoti di Baal e il sacrificio di Elia. Chiaramente il sacrificio di coloro, dei sacerdoti di Baal, è un sacrificio in cui la vittima non riesce a bruciare, la vediamo proprio qui vicino a noi, la vittima dei sacerdoti di Baal rimane nel suo altare coperta da legna, ma il fuoco non scende. E sarà soltanto il momento in cui Elia, che venera il vero Dio e quindi sull'altare la sua vittima, sull'altare la sua vittima insieme alla legna, finalmente prenderà fuoco, che dimostrerà che quello è il vero Dio, che Elia appunto sta sacrificando la vittima al vero Dio. Ed è bellissima la scena con le fiamme che scendono dall'alto. Nella prima puntata ho citato la famosa frase di Giorgio Vasari, insomma, che glorificava la bellezza del Duomo come nessun altro al mondo, e qui, professoressa Marilena Caciornia, siamo, come dire, nella parte delle tarsie che forse ispirò il Vasari nell'affermare questo giudizio, è così? Sì, è proprio ammirando questo fregio che Vasari rimane colpito dalla grandezza di questo artista. Come abbiamo detto, Domenico Beccafumi utilizzerà in maniera diversa i marmi policromi, scegliendo quelli con sfumatura graduale, quindi grigi più chiari, grigi più scuri, tanto da poter dare un effetto
chiaroscurale alle sue tarsie, cioè il marmo che è come dire un elemento così rigido fa sì che diventi sfumato, è quasi una sorta di incisione, di acquaforte, di disegno a chiaroscuro oppure di rilievo all'antica, come è stato detto. Si vedono questi personaggi che escono dal bosco, dalla vegetazione in ombra e poi vi sono tantissime figure legate al tema dell'acqua e come sappiamo il tema dell'acqua è molto caro alla città di Siena. Tra sì. L'altro, ecco, professoressa, mi pare, cioè, qui mi pare che ci sia quello che per tanti artisti è stato un po' il tarlo, cioè il gioco della luce, no? Come far apparire la luce nei dipinti. E mi pare che qui Domenico Beccafumi questo ricercasse, no? Perché si vede proprio un gioco di luci e ombre che fa pensare appunto al fatto che su tutta questa opera ci sia una luce che il Beccafumi voleva far risaltare così. Sì, sì, certamente. Domenico Beccafumi è riuscito a studiare le ombre dei diversi personaggi, quelle che si trovano nell'oscurità, che escono appunto dagli alberi, quelle che sono invece in luce, come in particolare la figura di Mosè che è protagonista, Mosè che fa scaturire l'acqua dalla roccia. Addirittura è riuscito l'artista a far vedere l'acqua che cade, vedete, dalla roccia, che cade e che poi si espande in tutto il rilievo e ci sono madri che tentano di dare da bere ai propri figli, bambini che danno da bere al proprio cagnolini, tutti che appunto sono assetati e che si rivolgono a Mosè, a questa acqua, fonte di salvezza, per calmare la propria sete. Difatti, se noi leggiamo le lettere di San Paolo, possiamo capire anche qual è il significato di questa tarsia. Mosè che fa scaturire l'acqua da questa roccia. La roccia è il Cristo, rappresenta il Cristo e quindi questa acqua che scende può veramente togliere la sete a tutti questi personaggi che noi vediamo e che bevono alla fonte spirituale appunto del Cristo. Questo fregio inoltre funge un po' da predella a un'altra tarsia molto più grande, un grande tappeto marmoreo sempre di Domenico Beccafumi che rappresenta Mosè che spezza le tavole della legge, raffigurato al centro con una grande tavola sopra la testa mentre l'altra è già spezzata a terra. Questa è la figura principale, ma ci sono poi gli altri dettagli che riconducono alla storia di Mosè. Certamente il più singolare è quello in alto di Mosè che accoglie le tavole della legge da questo grande foro. Domenico Beccafumi, per far capire appunto che Mosè sta ricevendo dal Signore le tavole, ha fatto questo grande squarcio di cielo giallo rappresentato. E nel frattempo però il popolo si sta dando ai bagordi e quindi sta in questo momento fondendo gli ori per la realizzazione del vitello d'oro che vediamo rappresentato a destra. Anche in questo caso una grande maestria nel realizzare le luci, le ombre, ma anche questi dettagli con gli ori che in qualche modo ci richiamano anche il dettaglio di Pinturicchio nella tarsia del Colle della Sapienza. Fa una certa impressione essere qui di fronte all'altare del Duomo e la professoressa Marilena Caciornia in questo momento è su una botola e da qui curiosamente si vede il battistero, siamo sì, sopra il sì, battistero. Sì, si può, è un collegamento proprio con il battistero, non sappiamo quale fosse la precisa funzione, forse per collegare
anche funzioni religiose, cori tra battistero e cattedrale. E sotto, tra l'altro, nel battistero, sopra questa botola, abbiamo una bellissima assunta del Vecchietta, Lorenzo Di Pietro, detto Vecchietta, pittore senese, e come una sorta di lancio, la Madonna Assunta, che è poi protagonista anche della cattedrale, che congiunge tutto questo complesso e che è Madonna protagonista nell'assunzione del palio e anche come dire patrona della città, se così fosse. Potremmo dire oggi che questa botola è un link, mettiamola sì, così, no? Fra il battistero e il Duomo, ovviamente il battistero che sarà una delle tappe del nostro viaggio nella bellezza, che concludiamo oggi per quanto riguarda il pavimento con il sacrificio di Isacco del Beccafumi. Sì, qui si conclude il percorso sia in senso storico, perché è l'ultima tarsia eseguita al di là dei rifacimenti ottocenteschi, ma è l'ultima tarsia eseguita nel 1546 da Domenico Beccafumi, ma è anche la conclusione del percorso simbolico di questo pavimento con l'esaltazione del sacrificio più noto a noi tutti, che è il sacrificio di Isacco. In questo caso la conclusione è diversa rispetto a quella di Jefte o a Salonne o degli Innocenti, perché come sappiamo la mano che avrebbe ucciso Isacco viene fermata dall'angelo. In questo sacrificio di Abramo il momento culminante è rappresentato al centro della tarsia, ma ci sono tanti altri dettagli commoventi che riusciamo a distinguere all'interno di questi effetti chiaroscolari che ha saputo così ben miscelare Domenico Beccafumi. Ad esempio, sullo sfondo, il particolare che mi colpisce di più, sullo sfondo sulla destra, c'è l'ultimo saluto da parte della madre, perché Abramo deve compiere questo sacrificio, la madre saluta, pensa di salutare per l'ultima volta il proprio figlio. Oppure l'altro dettaglio del montone che si nasconde tra i rami del bosco e che sarà poi la vittima che sostituirà Isacco, che è tutto tremante sopra quell'altare. Vedete come sempre l'eccezionalità di un artista che, nonostante la tecnica rigida del commesso marmoreo, ha saputo addirittura rendere il tremito di questo fanciullo sull'altare che sta aspettando il momento dell'esecuzione. Quindi così tremante, così come tutta la tarsia, così brulica di luci, di ombre. Ecco, professoressa, c'è anche qui una sorta di predella, diciamo, della parte più importante della tarsia, come se il Beccafumi avesse voluto rappresentare una sorta di pubblico alla scena che ha rappresentato. Sì, c'è tutta una fascia, diciamo, che corre alla base ma anche ai lati, che in parte comprende, diciamo, anche l'altare, e una fascia in cui sono rappresentate numerosissime figure, tanti volti così accennati, perché veramente Domenico Beccafumi ci sorprende con questa modernità anche nel disegnare con pochi tratti, dare queste espressioni così intense con pochi tratti. E ci sono vari temi, varie figure, come ancora ad esempio delle sibille vengono riproposte ai lati di sinistra e di destra, oppure il sacrificio di Abele, che sempre ci riconduce al tema del sacrificio. D'altra parte siamo vicini all'altare, e come appunto ci dice anche l'iscrizione dell'altare, nella parte verde ci sono delle lettere dorate con inciso Panis Vivus, quindi è sull'altare che ogni volta si rinnova il sacrificio di Gesù e che viene simbolicamente preannunciato dal sacrificio di Abramo. Allora, noi siamo arrivati al termine del nostro viaggio, appunto, il pavimento del Duomo, e grazie alla professoressa Marilena Caciornia che
ci ha, come dire, accompagnato in questo viaggio particolare. Noi, come dire, abbiamo cominciato dall'interno della cattedrale, dal pavimento, per approfittare del momento della scopertura del pavimento, ma ovviamente nel nostro viaggio cominceremo dall'esterno, dalla facciata e poi tutti gli aspetti più importanti di questa splendida cattedrale. Diciamo subito alla professoressa Caciornia che ci permettiamo di prenotarla per la tappa che riguarda la libreria Piccolomi, che veramente merita un discorso a parte. Grazie allora, davvero. Ci rivediamo la prossima volta. Bene, allora grazie a chi ci ha seguito, il viaggio della bellezza continua, come sempre, lunedì prossimo. Buona serata.